Siamo tornati in studio con noi Achille Variati, sindaco di Vicenza, ma anche presidente della provincia di Vicenza. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Due ruoli, non le bastava uno. No, per la verità, no, il mio ruolo principale è quello di sindaco della città. Poi, molti colleghi sindaci della provincia mi hanno detto: ma senti, visto che non esistono più le province a elezione diretta come una volta, ma la legge prevede che ci sia un sindaco che a titolo completamente gratuito, lo voglio ribadire, non sto accumulando cariche e indennità, no, che a titolo completamente gratuito possa esserne presidente, cioè fare una specie di sindaco anziano, tra virgolette, tra i sindaci, che ci aiuti a metterci in rete. Dai, Achille, accetta, e per spirito di generosità ho accettato, ma è una gran brutta grana, eh. Saranno 2 mesi, se non sbaglio, che lei ci sono state le elezioni in provincia di Un mese e Vicenza, un mese e mezzo, ma mezzo. hanno votato solo i consiglieri comunali, Esattamente, eh. quindi la riforma effettivamente delle province, si può dire che a Vicenza e in altre province del Veneto è stata attuata. Che bilancio si può fare ad un mese e mezzo, visto che lei sa meglio di me che si è detto sì, abolizione delle province, ma una finta abolizione perché si elimina soltanto l'apparato politico, ma il carrozzone rimane, poi soprattutto non è un'elezione democratica perché a votare sono i sindaci, quindi i cittadini vengono esautorati dal loro potere elettivo. Che cosa si può dire dal punto di vista proprio della macchina Allora, guardi, organizzativa se io funzionale? devo esprimerle con sincerità, come faccio sempre, il mio pensiero, le rispondo così: hanno fatto bene a togliere le elezioni dirette alle province, cioè a eliminare sostanzialmente un livello istituzionale. Le province non esisteranno più per come sono esistite. Oggi le province sono un'area vasta in cui ci stanno dentro i sindaci, un luogo in cui i sindaci si parlano tra di loro e insieme, come dire, amministrano funzioni che non possono essere delegate al singolo comune, ad esempio la rete stradale provinciale. Attenzione, la rete stradale provinciale è fatta di strade che rappresentano il 70% delle strade italiane. Il 70% delle nostre strade sono strade provinciali e per un buon 30-40% sono strade di collina e di montagna che hanno bisogno di manutenzioni, di regolamentazione. Tutti gli istituti superiori dove vanno a studiare i nostri ragazzi, la tutela dell'ambiente, l'assetto idrogeologico dell'area vasta, no, sono funzioni queste che puoi delegare ai singoli comuni. Ed è giusto che quindi siano i sindaci che, mettendosi insieme con un loro direttivo, possano amministrare questa realtà. Quindi mi pare bene sta roba che non c'entra niente, hanno spossessato i cittadini, ma per carità, bisogna semplificare, In questo mese e semplificare. mezzo, proprio alla luce di questa semplificazione, ci fa un Però esempio di un problema risolto grazie al fatto che i sindaci in rete, con un sindaco a coordinamento, si è potuto ad sbrigare la esempio, pratica sì, rapidamente. Ecco, un esempio faccio un proprio esempio, pratico, ad sì. esempio le lezioni serali nelle scuole superiori, corsi serali, sono utili i corsi serali? Sì, perché insomma sono ragazzi, che lavoratori, che alla sera studiano per raggiungere un diploma. Ma ha senso fare un corso serale in una scuola che ha solo quel corso? Per cui quella scuola deve essere riscaldata tutta fino alle 23 della sera per far posto a un corso. Se più in là, 100 metri più in là, c'è un'altra scuola che ha altri corsi di un altro indirizzo, ma che è riscaldata, questo corso qui lo posso fare lì, no? Non ha senso riscaldare una scuola in più. Ma prima non avveniva. Prima non avveniva questo. Ci siamo parlati e questa cosa semplice, se vuole, e a partire dal prossimo anno scolastico si farà. Però Però sembra paradossale che prima si agisse in sì, maniera così sa la dispersiva. complicazione, la politica complicata, la burocrazia. Però ci sono dei problemi. Perché? Proprio in questo periodo c'è un confronto serrato con il governo perché se da un lato è stato semplificato, però le risorse per queste funzioni fondamentali sono
scuole, strade, ambiente di cui le parlavo prima, pare che le vogliano tagliare. No, allora alt. Finché si tratta di tagliare la burocrazia, finché si tratta di tagliare gli apparati politici, finché si tratta di semplificare, benissimo. Finché si tratta di dare una rigorosa gestione dei quattrini pubblici, bene. Ma se mi tagli i finanziamenti utili per queste funzioni, allora non va bene. Vuol dire anche taglio del personale? Che no, ma taglio del personale, ma anche i quattrini per far funzionare le scuole, per mettere a posto le strade. Oh, ma sono pazzi! Io non accetterò mai di fare il presidente della provincia per conto dei miei colleghi sindaci senza le risorse necessarie, pur nel rigore, ripeto, io sono uno molto rigoroso nella mia vita personale e nella vita pubblica, pur nel rigore, però alcune funzioni fondamentali di quattrini ci vogliono. Ma lei questo l'ha detto a Renzi? Altro che se glielo ho detto. Del Consiglio, altro che glielo ho detto. Non solo è esponente del PD, ma è anche un esponente che lei ha sempre sostenuto, certo, in tempi anche in cui non era ancora diventato quello quando che gli altri si nascondevano dietro il tavolo. Lei è un renziano della prima ora. Sì, però agli amici, nella vita così come in politica sana, sì, certo, agli amici bisogna dire le cose come stanno. Dire se sei d'accordo o sei d'accordo, dire che non sei d'accordo quando non sei d'accordo. Io su questa questione del far venir meno le risorse per le funzioni fondamentali delle strade provinciali e delle nostre scuole, io ho detto a Renzi: stai sbagliando. Attenzione, amico mio, perché stai sbagliando. La risposta? La risposta è che i numeri sono numeri e che li avrebbe verificati. E io ho detto: fai bene a verificarli. Il fatto di coordinare un gruppo di sindaci che non sono tutti dello stesso schieramento, da un punto di vista operativo come funziona? Viene ben accettato? Vabbè, lei è stato comunque eletto. Guardi, inizialmente è una bella domanda questa, perché inizialmente c'erano i tentativi di divisione, no? Tu sei del centro-sinistra, io sono un sindaco di centrodestra. Poi ci siamo trovati, abbiamo fatto degli incontri tra sindaci e amministratori comunali, niente i partiti, e abbiamo cominciato a parlare dei problemi. E quando parli dei problemi ti accorgi che se tu sei sindaco, indipendentemente dal fatto che ti abbiano messo una casacca di destra o di sinistra, quel problema è un problema. Se è un problema vero, è un problema vero. E se hai voglia di risolvere quel problema vero, e se c'è uno come te che ti dà una mano per risolvere il problema, allora gli stringi la mano. E allora abbiamo cominciato a rispettarci ancora di più e ad avere fiducia gli uni con gli altri. E i sindaci nel nostro paese, non so cosa pensano coloro che ci stanno vedendo in questo momento, ma credo che ci daranno atto che i sindaci in questi anni bui della politica sono quelli che hanno tirato la carretta, rispondendo ai cittadini, non potendosi nascondere, perché un sindaco non si nasconde, il cittadino sa chi è, sa cosa fa, sa dove abita, sia che sia il sindaco di un piccolo comune, sia che sia il sindaco di un comune più grande. È più facile mettere in rete i servizi tra un comune e l'altro, fare la gestione di alcuni servizi? Lei prima parlava della scuola, accorpiamo i corsi, io non so, la gestione della polizia locale piuttosto che la raccolta di rifiuti, questo intendo per magari i comuni più piccoli. Suppongo che Vicenza poi abbia una sua tipologia, essendo capoluogo di provincia, diversa rispetto agli altri comuni. Sì, però il mettere insieme i servizi non è un'opportunità, è un obbligo. È un obbligo anche perché altrimenti i cittadini che abitano nei piccoli comuni magari sono più fortunati perché hanno un rapporto con l'ambiente più bello, meno traffico, insomma aprono le finestre, vedono le colline o vedono i prati verdi, mentre in città da un condominio apri la persiana e vedi le finestre del condominio di fronte. Anche no? Vedere il Teatro Olimpico. Beh sì, ma sono pochi fortunati quelli che possono aprire le finestre e vedere ad esempio la Basilica Palladiana o Piazza San Marco a Venezia. O Ponte degli Angeli. Vabbè, sono pochi. La maggior parte, insomma, dalle finestre vedono le finestre degli altri. Mi concede di aprire la finestra sulla pubblicità e poi torniamo sì, ancora insieme? È una finestra importante, capisco. Spazio al break, torniamo tra un paio di minuti con il sindaco di Vicenza, Achille Variati. A tra pochissimo, grazie.
Siamo tornati in studio con noi Achille Variati, sindaco di Vicenza e presidente della provincia di Vicenza. Stavamo analizzando con il nostro gradito ospite le competenze che ora si trova a gestire. Si parlava di servizi in rete tra i vari comuni e lei faceva un distinguo tra i piccoli comuni e chi, anche abitando a Vicenza, magari apre le finestre e si trova non i gioielli della città, ma quartieri come sì. Sono quelli delle sa città. Perché, sa perché sorridevo quando lei ha detto... Sento Achille Variati, sindaco di Vicenza e presidente della provincia di Vicenza, e io ho sorriso. Ho sorriso perché mi sarebbe piaciuto che lei avesse detto, dopo la riforma, le presento il sindaco di Vicenza che è anche il coordinatore dei sindaci vicentini. Facciamo un rewind! Va bene, ma è andata. Però così è, non è il vecchio presidente della provincia che non esiste. Vede, più. Questa specifica è importante, no? Che ha fatto lei. Sì, perché è proprio così, almeno così la intendo io. Sì, parlavamo dei cittadini che abitano nei piccoli comuni e che magari sono fortunati perché hanno meno traffico, hanno un rapporto più positivo con l'ambiente. Bene, però magari su altri fronti sono più sfortunati, perché ad esempio nei servizi sanitari, nei servizi di emergenza, nei servizi scolastici, nei trasporti, perché finché sei giovane, sano, vispo, va tutto bene. Quando invece gli anni crescono e cominci ad avere qualche problema, magari abitare in luoghi lontani dai servizi ti fa diventare un cittadino di serie B, e questo non va bene. Allora, perché questo non avvenga, bisogna che i comuni, pur mantenendo la loro autonomia, il loro gonfalone, la loro storia, di cui insomma i comuni sono tutti molto orgogliosi, però si mettano insieme. I servizi devono essere fatti insieme, l'ufficio tecnico comunale che analizza le domande di edilizia privata non può essere autonomo rispetto all'ufficio tecnico del comune che sta a 20 metri da te. Bisogna mettere insieme i servizi, le polizie locali devono essere intercomunali, l'ambiente, la gestione delle strade, insomma i servizi scolastici, i trasporti per i bimbi a scuola. Tutto questo deve essere messo insieme per dare il massimo dei servizi ai propri cittadini. Parliamo di Vicenza. Io prima citavo la Basilica Palladiana, restaurata, parlavo del Teatro Olimpico. Vicenza sta riscoprendo, no, una sua vocazione turistica, sì. Anche, e qui parliamo anche dell'importanza del territorio che è attorno a Vicenza, la pedemontana vicentina, i percorsi di Palladio, tant'è vero che la provincia berica è anche location per film. Come si è messo in moto questo meccanismo di rilancio di questa parte del Veneto? Guardi, si è messo in moto così. Vicenza è una città, spero che chi ci ascolta ci sia stato anche recentemente, se non c'è stato venite a Vicenza, fine del mio spottino pubblicitario. Anche perché tra pochissimo in Basilica ci sarà una bellissima mostra. Sì, ci sarà una bellissima mostra che partirà proprio il 24 di dicembre e finirà il 2 di giugno, e sarà una mostra che è intitolata Tutankhamon, che è stato un con nessun riferimento alla politica italiana. No, con nessun riferimento dalla cultura egizia fino al Caravaggio, poi a Monet, insomma tutto l'escursus dei grandi artisti della grande pittura europea. Dedicata alla notte, la notte come le luci della notte, le paure della notte che traspaiono dalle opere d'arte, l'amore nella notte, la preghiera nella notte, la riflessione della notte, i colori della luna, insomma sarà molto bella, romantica, di passione e di pensiero. Quindi opere d'arte le più importanti, provenienti dai più importanti musei del mondo, che si ritroveranno lì, da un percorso che passerà attraverso un'antica piramide egizia per arrivare poi ai grandi capolavori. Ma come Vicenza scopre questa sua vocazione turistica? La scopre dopo aver restaurato, grazie alla Cari Verona, la cassa di
alla fondazione della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona, di aver ristrutturato grandi monumenti. Quando io divento sindaco dico sì, ma il monumento come la Basilica Palladiana, restaurato, riportato ad antico splendore, lo riporto ad antico splendore solo per guardarlo o per viverlo, questo monumento? E abbiamo pensato che tutto il grande lavoro del restauro doveva servire per fare vivere quel monumento, e lassù dove c'era un'antica terrazza mai usata, quella terrazza poteva diventare un luogo meraviglioso dove accedere, dove magari, e lì abbiamo cominciato a pensare, dove magari prendere un aperitivo con quattro tavolini, quindi, un bar. Mi vuole dire che c'è una riscoperta finalmente della cultura, sì, come bene italiano, sì, un bene italiano, sì, che può avere anche un risvolto economico, sì, 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 senza mercificarlo, senza, con rispetto, senza appunto contaminarlo. Stiamo scoprendo il vero oro nero che c'è nel nostro paese? Noi come abbiamo, mai lo scopriamo nel solo nostro adesso? Piccolo della città di Vicenza abbiamo scoperto che un monumento straordinario, patrimonio dell'UNESCO, come la Basilica Palladiana, siamo riusciti a tenerla aperta di giorno e di notte, fino a tarda ora, guadagnandoci. Questa è una bella cosa. E guadagnandoci perché abbiamo avuto il coraggio, per l'appunto, di far fare delle attività, di attivare un bar nell'assoluto rispetto dell'ambiente, e le persone, a iniziare dai miei concittadini, mi piacerebbe che ce ne fosse qualcuno qui adesso, penso che me ne darebbero atto, entrando lì si sono sentiti orgogliosi, capisci? Anche orgogliosi di essere vicentini. Era un centro di vitalità, di commercio, voluto, di scambi, voluto dai, cioè, veneziani, era nato con così, con non per i silenzi tombali. Era un luogo vivo. Di E lo sta tornando, con grandi soddisfazioni anche economiche. E ora partirà questa straordinaria grande mostra che non può essere perduta, francamente. Achille Variati non è solo sindaco di Vicenza e coordinatore della grazie. Provincia di Vicenza, sì, ma è anche una figura del Partito Democratico, non solo veneto ma anche nazionale. Si diceva prima, renziano, della prima ora, siamo alla vigilia proprio delle primarie, domenica le primarie del Partito Democratico. Tra i candidati in lizza, il candidato super favorito Alessandra Moretti, che è stata per parecchi anni vice sindaco a Vicenza, nel periodo in cui era anche un po' portavoce di Bersani, no? Come vede questa candidatura alle primarie? Non voglio entrare nelle interviste rilasciate dalla Moretti, su cui si è detto molto in questi giorni, eccetera. Che cosa può dire per la sfida di domenica, e che cosa può dire poi per la sfida di marzo, aprile, quando sarà? Ho letto una dichiarazione che pare abbia detto sarebbe meglio votare le regionali insieme al sindaco di Venezia, fare un election day. Volevo la sua opinione. Ma guardi, visto che lei era anche tra impapabili candidati in regione, poi ha preferito il coordinamento della provincia. Guardi, io sono un innamorato del mio territorio. E quindi non mi sono sentito neanche per un attimo, non mi sono fatto trasportare neanche per un attimo dall'idea di dire ai miei concittadini e dire: guardate, vi ho chiesto fiducia per fare il sindaco e me l'hanno data con grandi voti, devo dire, e io non dimentico mai di onorare quei voti giorno per giorno. Non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di dire adesso: cari cittadini, vi ringrazio per la fiducia che mi avete dato nel ruolo di sindaco, però ora adesso vorrei andare in regione. No, mi avete eletto sindaco, devo fare il sindaco. Quindi è stata una decisione irremovibile. No, Alessandra la conosco bene. Lei è stata la mia vice sindaco per 5 anni, io l'ho scoperta, le ho dato questa funzione perché ho apprezzato fin dall'inizio la sua intelligenza, la sua capacità di capire velocemente i problemi e di arrivare subito al dunque dei problemi, anche la sua umanità, se vogliamo anche la sua ingenuità.
E guardi che l'ingenuità... Fa riferimento alle ultime dichiarazioni. Sì, un po' sì. Ma guardi che l'ingenuità è sintomo di normalità. Sono anche le persone... Ha una carriera politica, insomma, non viene fuori... Cioè, vice sì, sindaco, adesso tutto... europarlamentare... Sì, ma tutto si è svolto con grande rapidità. Lei è innanzitutto una mamma di due splendidi bimbi, lei aveva combattuto grandi battaglie accanto alle donne, contro la violenza per le donne, sulle donne. Perché la scelse come vice sindaco? Perché aveva queste caratteristiche di semplicità, di intelligenza e di capacità di sintesi, che per me è essenziale tutto questo. E lei è stata una buona vice sindaco, poi sa fare il vice sindaco con me è un po' complesso perché sono molto esigente. Credo lei abbia anche, spero, imparato qualcosa da quella esperienza che si porta nel cuore e nella mente. Alessandra è una donna di nuova generazione. E io penso che in regione, non voglio fare polemiche in questo momento, ma dopo 20 anni di centrodestra che è passato tra Galan e Zaia, sia bene un cambiamento. E lo sarebbe anche se ci fossero stati, avrei detto le stesse cose anche se ci fossero stati 20 anni e più di governo di centrosinistra. Quindi bisogna a Padova cambiare. È stato un bene che ci sia stato un cambio della guardia. Quando c'è un cambio della guardia comunque si mettono in discussione tante cose, magari all'inizio hai dei contraccolpi per cui magari alcune operazioni si fermano, ma guardi che la democrazia è novità, la democrazia è cambiamento, è testimone che passa da una mano all'altra, perché se tu continui a dire ma io sono esperto, io so, e vabbè ok, ma allora che ti tengo fino alla morte? Non è così, non siamo in una oligarchia, la democrazia è cambiamento. Lei diceva prima, quando nel suo caso personale gli elettori mi hanno riconfermato sindaco di Vicenza, io mai avrei pensato di tradire il loro mandato. E nel caso della Moretti, che ha avuto quasi un plebiscito, no, per sì, l'Europarlamento, questo lasciare adesso, qualora appunto, e candidarsi per le regionali e quindi... Insomma, se dovesse essere eletta, andare in regione, può essere eletto da chi l'ha eletta come un tradimento? Attenzione, forse l'Europa è un'altra cosa. Attenzione però, l'Europa è un'altra cosa, nel senso che il sindaco è il sindaco, voglio fare un po' il presuntuoso, il sindaco è quel cittadino che gli altri cittadini hanno indicato come la guida prima e il maggior responsabile, il primo responsabile di tutto ciò che succede o succederà nella città. Guardi che quando il fiume cresce a Vicenza, durante la notte, magari i miei concittadini stanno dormendo, ma io sono là, sa, con i tecnici sono là, con la protezione civile. I 5 metri a verificare. Non tanto a verificare i 5 metri, ma a verificare l'andamento generale dell'acqua, quanta acqua abbiamo a nord. E una volta una mia concittadina mi ha detto, ah grazie, sono molto contenta che lei sia sindaco. Ah, ho detto io grazie. Perché mi ha detto... Adesso, siccome io ho fiducia di lei, dormo sonni tranquilli durante la notte. Come per dire, io di notte vado a dormire perché so che ho un sindaco. Non è che il sindaco deve vegliare tutte le notti, ovviamente. Però, capisce, la figura del sindaco è questa. Però il lei parlamentare... anche, potremmo dire, un bel banco di prova, perché le tragedie, è vero, meglio se non vengono, però quando sì, poi succedono, se uno riesce anche in qualche modo sì, a... Sì, gestirle, sì, diventa un viatico, no? E credo che questo i miei concittadini l'abbiano capito, l'hanno apprezzato e quando c'è stato il momento di rinnovarmi la fiducia me l'hanno rinnovata al primo colpo senza ballottaggi. Però le stavo dicendo, il parlamentare, il consigliere regionale è un po' diverso. Allora Alessandra ha avuto una grande attestazione di fiducia per le europee, che però insomma in quel caso molti italiani hanno, attraverso il voto alle europee, hanno dato una mano, hanno dato un atto di fiducia, hanno dimostrato un atto di fiducia nei confronti di Matteo Renzi. Quindi e dire, era un voto a Renzi, era un voto politico più che europeo, ma comunque molti di noi hanno chiesto, lei non voleva, Alessandra non voleva essere candidata, io ne sono ben buon e diretto testimone,
Molti di noi le hanno detto, ma dai, abbiamo bisogno di una figura nuova, di una figura appunto di nuova generazione, tu rappresenti... Poi è la prima volta che una donna potrebbe diventare governatrice del Veneto. Beh, non c'erano altre figure, ad esempio io parlo sempre del Partito Democratico, c'è tra i candidati alle primarie un'altra donna, sì, che ha avuto anche lei una presenza politica, parlamentare, sì, eccetera eccetera. Io la credo... l'avete scelta perché comunque ha avuto questo plebiscito per le europee? Anche, ma anche perché Alessandra riesce rapidamente a comunicare, oltre che ad approfondire i problemi. Ma guardi che la comunicazione è importante. Però lei proprio prima ha detto pecca di ingenuità. Forse in queste ultime interviste rilasciate ha peccato di ingenuità, perché adesso insomma non si fa altro che sentire parlare di estetiste e Lady Like. Posso dire? Sì, certo. Meglio l'ingenuità di chi risponde, beh, insomma, io mi faccio la ceretta, mi tiro via i peli dalle gambe o che so io, perché voglio apparire, insomma. Che lo fanno poi tutte le donne. Che poi lo fanno tutte le donne, per cui insomma non è che se una in politica si deve presentare come un mostro, ma no? Anche tutti si fanno la doccia la mattina se ne hanno bene. La possibilità. Lei forse ha un po' esagerato, avrebbe dovuto sfumare di più. Meglio l'ingenuità su questi temi che cose inenarrabili che abbiamo visto a livello regionale. Magari queste cose sono uscite adesso, appunto, ecco, quanto questo... Di tradimento della fiducia degli elettori, della onestà che deve avere invece chi amministra i quattrini pubblici. Infatti, io volevo proprio chiederle questo, quanto è importante sull'elettorato quello che viene scritto nei giornali, quello che viene sottolineato nei giornali, quanto invece è importante quello che le persone acquisiscono negli incontri, in piazza e anche alla luce di questi fatti che indubbiamente ci sono stati, no? Per cui guardi, purtroppo ciò gli avversari di centrodestra non partono proprio avvantaggiati, anche perché la componente di Forza Italia... È debole ovunque, infatti la Lega con Matteo Salvini proprio in queste ore sta avendo un rilancio notevole, anche se all'interno della Lega anche Salvini, Bitonci, Tosi sono un po', no? Anche se la Lega Veneta, qualcuno mi deve dimostrare che abbia senso parlare di indipendenza del Veneto, indipendenza da chi? E da cosa? A prescindere, però è un bel argomento che sarebbe utile. Il fermento che c'è dentro il partito, lei è tra Verona e Padova e Venezia. Sì, oggi mi sembra che ci sia una riunione in via Bellerio in cui non si sa che cosa succederà. Non lo so. Guardi che io mi interesso molto relativamente di politica attiva, sa? Perché il mio compito è quello... per l'appunto di amministrare le cose concrete, marciapiedi, strade, asili. Anche la regione, oggi come oggi, la regione Veneto vorrà una gestione concreta e anche forse il paese Italia vorrà concretezza nella gestione. Forse Renzi incarna anche questa ansia di concretezza, di pragmatismo, e speriamo che ci riesca, perché lui è come quello che sta tentando di smuovere, no, una quercia dalle radici profonde, e lui, questo poveretto, è lì che sta cercando di muoverla, ma la quercia della vecchia politica, la quercia della burocrazia, quella che ti fa morire prima di darti una risposta, è dura da smuovere, per cui c'è tutta la mia... Mi pare che Renzi abbia anche tanto fuoco amico. Questo che è la quercia alle radici in casa. Però sì, anche questo. Però mi pare che lui ci stia mettendo tutto il suo coraggio e tutta la sua forza di giovane politico italiano ed europeo. Gli italiani sono più con lui o con le manifestazioni di piazza per il sacrosanto diritto al lavoro? Beh, gli italiani sono... vorrebbero essere dalla parte di chi porta a casa risultati, si fidano poco anche dei sindacati, che ne dicano i sindacati, sempre meno, vogliono persone che non parlino semplicemente ma che pensino e dicano la stessa cosa e facciano ciò che dicono, sono regolette semplicissime che però purtroppo poco si sono viste in politica. Ultimi 30 secondi, mi dispiace interromperla. Questa è l'occasione che ha il centro-sinistra per dare una svolta amministrativa alla Regione Veneto. Ce la farete, secondo lei? Ma io temo molto le primarie che ci saranno domenica, perché non vorrei che
fossero partecipate, ahimè, da troppa poca gente e che questo portasse ancora acqua all'idea del qualunquismo, del ma qui non cambia tutto per non cambiare niente, io non vado più a votare, tanto sono tutti uguali, tutte queste cose che sono sbagliate. Guarda, rifletti, analizza le persone e poi cerca di dare fiducia in qualcuno. Però l'Emilia Romagna è stato un test significativo e negativo. Io spero che nel Veneto le cose, quando si voterà, le elezioni vere, non tanto le primarie, possano portare un raggio di sole migliore di quello che abbiamo visto in Emilia Romagna. Io ringrazio Achille Variati, ringrazio voi per essere rimasti con noi anche questa mattina durante la giornata, le edizioni del TG. Grazie, arrivederci. Buona giornata.